e a tutti. Cioè, la rappresentanza del sesso maschile è presente. Di genere. Anche stasera si è salvata. No, se n'è un'altra. Sì, per un relatore. Pari opportunità da una parte e dall'altra. Ciao Elena. E allora, questa sera avremo un argomento molto interessante e molto particolare. Sono qui a presentarcelo due persone, tra l'altro a me care perché le conosco da tanti anni. Agnese, mia insegnante di inglese, che nonostante con la banca del tempo, che nonostante i suoi tentativi encomiabili, io continuo a parlare inglese in modo molto originale e gestuale, però più o meno vedo che riesco a non morire di fame, non morire di sete, a far capire quelli che arrivano a scuola, perché forse lo parlano peggio di me. Quindi la mia amica Giuseppe, che forse avete conosciuto perché ha tenuto una mostra qua a Lucinasco, una mostra fotografica anche, sì. Sui siti. Sì, ho capito. Ecco, lei mi dice che quello è un non standard. L'inglese non standard. Vedo. L'amico Morano. Quando si benissimo, ti vedo. Qualche problema non molto. Ma schermi, mi richiamo subito all'ordine. L'altro che io ho conosciuto la prima volta che l'ho visto come preside di mio figlio quando ha fatto le medie, e che ho scoperto poi aveva addirittura attrescato con un'amica carissima che quasi tutti abbiamo conosciuto, che era Teresa Memo, perché noi facessimo amicizia e i nostri figli, mio figlio era timidissimo, chiuso, eccetera, fece amicizia in modo talmente solido con Matteo che continuano a frequentarsi anche adesso, per cui credo che questo vada dato atto. E dopo le sue vicende scolastiche, poi ha insegnato, è stato preside qui in Fagnana e poi all'anno incomprensivo, a quello che ai nostri tempi si chiamava liceo scientifico. E dico. Loro hanno comunque poi fatto delle scelte diverse nel momento della pensione di continuare ad insegnare, ma in un mondo molto particolare che era il mondo del Beccaria. E questa cosa è affascinante ma estremamente impegnativa. Adesso noi vorremmo farci raccontare da loro questa cosa, come è nata, come è scaturita e poi che piega ha preso, cosa facevate effettivamente una volta lì e i riscontri che ha dato sia su chi ha frequentato la scuola e anche, mi permetto di chiedere, se ha cambiato un po' anche voi, perché credo che alcune esperienze di questo tipo non passino indenni, insomma, dentro di noi. Normalmente noi riprendiamo, perché poi lo mettiamo sul sito della, banca del tempo, per chi non ha potuto partecipare e vedere. E poi, una volta finito quello che è il vostro racconto, vengono fatte le domande da parte del pubblico. Quindi io vi passo la parola. Allora, comincio io a raccontare la mia esperienza, l'esperienza dal mio punto di vista. Non ero mai stata dentro un carcere, quindi la prima impressione è stata questa. Arriva un... si chiama secondino? Guardia carceraria, perché mio suocero faceva il secondino, si offendeva a morte perché più. Diceva no, che si diceva... No, ma anche a quei tempi si diceva guardia carceraria. Allora, con una chiave lunga così, di quelle che si vedono nei film, mette la chiave nel cancello, scrunch, scrunch, già mi si chiudeva lo stomaco. Richiude il cancello dietro di sé, tira fuori un'altra chiave, stessa storia su un altro cancello e così via per tre cancelli consecutivi. A quel punto ho cominciato un pochino a intimorirmi, però dico è stata solo la prima impressione, perché poi per il resto invece è stata un'esperienza molto interessante.
ero stata contattata da Gemignani, non mi ricordo Livia. Per quali vie, sì. No? Che, ma io ti stimavo, che, quindi ti ho chiamato. È stata un'idea tua o qualcuno sì, ti ha suggerito? Ti conoscevo e quindi sapevo la passione che ci metti nell'insegnamento. E quando lui me l'ha chiesto, ero andata in pensione da poco, ho detto subito di sì. Faccio una piccola parentesi. Credevo di essere abbastanza preparata per questo tipo di lavoro perché avevo già lavorato al campo dei Sinti. Avevo un po' lavorato, mi ero offerta per andare a far fare loro i compiti, frequentavo il campo Sinti. E poi anche nella mia esperienza scolastica mi ero trovata in classi a Cesano Boscone, che non era la... classi, non nella scuola bene, quella che raccoglie i ragazzi del centro, la scuola che si era fusa col Tessera e aveva raccolto tutta l'utenza del Tessera, quindi abituata a classi molto problematiche e pensavo di essermi fatta le ossa. Quindi quando lui mi ha proposto di andare in carcere a fare lezioni a questi ragazzi, ho pensato che insomma l'avrei fatto volentieri e che forse potevo anche cavarmela, vista la mia esperienza. Il primo alunno si chiamava Abdul, credo di poterlo dire. Il primo giorno facciamo lezione dopo tutti questi cancelli e questo rumore di chiavi, entriamo nell'ala adibita ad aule scolastiche. Non sono mai entrata nella zona reclusione, ma in un'ala dove le aule erano adibite ad aule scolastiche. A quei tempi c'era la scuola media interna, perché molti dei ragazzi che arrivavano lì non avevano la licenza media e quindi facevano le medie mentre scontavano la loro pena. E in queste aule, insomma, ci viene assegnata un'aula, entriamo e gli alunni erano quattro, ma in particolare ce n'era uno un po' più problematico degli altri, secondo me, è questo Abdul di cui vi stavo per parlare. E alla fine, tanto è vero che alla fine della mattinata entro nella sala professori, essendoci la scuola media c'era anche una sala professori, una sezione staccata di non so quale scuola media comunque. Dopo mi viene. Ecco, va bene, io sorvolo. Alla fine della lezione vado in sala professori, trovo un collega di quelli che insegnavano lì. Mi guarda e mi dice, tu cosa insegni? Mi chiede, tu cosa insegni? Inglese. Ma hai Abdul? Sì. Ah, auguri. Questo è stato l'inizio. E infatti, se non alla prima lezione, alla seconda, avevo assegnato degli esercizi da fare. Erano in quattro, ma con abilità diverse, quindi a ognuno dovevo dare esercizi diversi, no? Lui fa il suo esercizio, viene lì. Non gli importava niente di chi fosse lì, di chi io stessi controllando, lui pretendeva di essere servito per primo. A quel punto gli ho detto, guarda, ci sono i tuoi compagni che vengono prima di te, sono già qui, tu aspetti il tuo turno. Allora non faccio più niente, si è messo alla finestra, ha cominciato a fare rumore, va bene, io non mi sono scomposta. E non mi sono fatta intimorire, perché uno dei nostri capisaldi era proprio quello di aiutare questi ragazzi, nel nostro caso attraverso le nostre lezioni, lo scopo era quello di aiutarli a recuperare il rispetto delle regole innanzitutto. E quindi l'ho lasciato fare. E poi però le cose sono andate migliorando. Tant'è vero che lo abbiamo... Ecco, noi perché eravamo lì? Che cosa ci facevamo? Nel caso di Abdul, il progetto era stato ritagliato praticamente su misura per lui. Aveva finito la terza media e aveva una pena abbastanza lunga da scontare.
A quel punto Don Gino Rigoldi insieme a Gimignani, il professor Gimignani, si sono, hanno lavorato su questa idea, di questo progetto, facciamogli fare un percorso scolastico. E quindi a questo Abdul abbiamo inventato il percorso scolastico dell'ITC. Gli abbiamo fatto fare il programma di prima e poi l'abbiamo portato al Falcone, lui ha fatto da preside, quindi ha tenuto i contatti con le scuole, ci ha organizzati, eccetera, organizzato quindi l'esame e insieme alle guardie carcerarie abbiamo portato Abdul a fare l'esame al Falcone. Ha superato il primo esame, poi il primo anno gliel'abbiamo diviso in due parti. E quindi ha fatto due esami. Alla fine del secondo esame lui ha avuto l'ammissione al secondo anno e l'anno successivo siamo andati avanti a fargli, io naturalmente per l'inglese, a fargli il programma del secondo anno, facendoci dare dal Falcone i programmi della seconda, in quel caso, e quindi abbiamo lavorato sui programmi della scuola che avrebbero potuto frequentare se fossero stati fuori. Invece c'erano alcuni che venivano già dalle loro scuole, che avevano magari frequentato il primo anno, forse anche il secondo, e noi abbiamo continuato, e sì, ce n'è stato uno, Franco Rojas, te lo ricordi, al quale abbiamo fatto fare il programma per affrontare la maturità. Poi dobbiamo pensare che sono ragazzi fragili perché sembrano spavaldi, ma in realtà per la storia che hanno alle spalle sono fragili. Quindi anche chiedere loro un impegno così serio come preparare l'esame per un intero anno scolastico, un esame di idoneità o addirittura la maturità, è stato difficile. Difficile nel senso che bisognava continuamente incoraggiarli, stimolarli. Io spesso dicevo, non dovete guardare qui dentro le sbarre, dovete guardare fuori dalle sbarre, pensare a cosa ci sarà dopo, quando uscirete, che cosa vi aspetterà nella vita. Quindi anche questo era un tentativo di infondere loro un po' di fiducia, perché molti in genere erano scoraggiati. Scoraggiati perché? Perché si sentono, quando arrivano al Beccaria, si sentono dei falliti. Falliti cosa vuol dire? Vuol dire che si sono fatti beccare. È come dire, neanche come ladro, come no? Riesco. Quindi fallisco. E una delle esigenze primarie era proprio quella di far recuperare loro la percezione del valore di sé, quindi nel non buttarsi via, dice, anche durante le lezioni, quando capitava, dico, si sbaglia e ci si rialza, non è finita la vita, siete giovanissimi, avete tutto il tempo per rimettervi in piedi, e quindi bisognava continuamente stimolarli per aiutarli a recuperare questa fiducia in se stessi. E poi io non chiedevo mai perché fossero finiti lì dentro, non ho mai indagato sul motivo per cui erano stati reclusi. Però se loro avevano voglia di parlare, e a volte avevano voglia di parlare, li ascoltavo. Secondo me anche questo aspetto dell'ascolto era molto importante. Se parlavano voleva dire che avevano bisogno di appoggiarsi a, non so, a una spalla in qualche modo, no? Quindi al di là della lezione e dell'insegnamento vero e proprio c'era questo aspetto che secondo me era molto importante e molto, come diceva prima Gloriana, molto gratificante, perché anche questa esperienza di insegnamento, come spesso l'insegnamento lo è in ogni caso, anche in questo caso
si dà e si riceve, si dà e si riceve, io direi un arricchimento sul, sul piano personale, per me è stato un arricchimento sul piano umano, quindi ho dato qualcosa ma ho ricevuto in cambio. E quindi la relazione è stata, come dire, la cosa più importante, prima ancora dell'insegnamento dell'inglese, o meglio, l'insegnamento, perché noi avevamo ricostituito tutto il consiglio di classe, io mi occupavo dell'inglese, ma c'era l'insegnante di matematica, l'insegnante di lettere, ricostruito tutto, bravo il professor Gimignani che ha reclutato tutto un consiglio di classe e abbiamo assicurato tutte le materie per preparare questi ragazzi. Dirò di più. A un certo punto mi è capitato un ragazzo che veniva da una scuola, da una scuola professionale, diventava idraulico. Beh, io ho dovuto studiare insieme a lui i termini degli attrezzi, degli arnesi del mestiere, perché non mi era mai capitato di, no, avere un contatto con questi termini specialistici del campo. E poi, ancora più interessante, un altro ragazzo che poi si è, ha fatto la maturità, anche lui all'ITC, doveva fare il business English, la corrispondenza commerciale in inglese. Cosa di cui io mi ero occupata agli inizi della mia carriera, perché ho fatto una supplenza annuale a Merano in un istituto di lingua tedesca, il mio primo anno di insegnamento appena laureata, non avevo ancora nessuna prospettiva di lavoro, mio fratello era già là e ne ha parlato al preside, che si è trovato senza insegnante di italiano ad anno scolastico iniziato, e per un preside tedesco questo era inaccettabile. Perché l'insegnante era andata a Torino a raggiungere il marito, quindi posto vacante. Quando questo preside ha saputo da mio fratello che c'ero io ancora in attesa, ero appena laureata, ma si è attaccato al telefono e non mi ha mollato più. Quindi il mio unico contatto con la corrispondenza commerciale era in italiano, era stato in italiano e in tedesco, perché facevamo le traduzioni, loro traducevano le lettere dall'italiano al tedesco, dal tedesco all'italiano, ma in inglese non me ne ero mai occupata. Sono stata felicissima di lavorare insieme a questo ragazzo, è stato uno stimolo per me a prepararmi anche le lezioni sulla corrispondenza commerciale in inglese. Insomma, adesso rifare anche i lavandini. Rigorosamente in inglese. Certo. E quindi, no, questo è stato, come dire, il nostro lavoro lì. E vi ho già detto che il nostro scopo era quello, cioè ho già accennato al fatto che il nostro scopo era quello di non far perdere l'anno scolastico ai ragazzi che venivano da una scuola e che, stando lì dentro, sospendevano in qualche modo il loro percorso scolastico. Noi abbiamo fatto in modo che non lo sospendessero. Erano in seconda di non so che scuola, poteva essere l'ITC, poteva essere la scuola professionale, poteva essere il meccanico, l'idraulico, no? E noi li preparavamo per fare l'esame alla fine dell'anno in modo che quell'anno fosse già superato, anche non andando a scuola. Perché cosa succedeva? Che se a metà anno scolastico questi avessero sospeso, ma io credo al 99% una volta usciti non avrebbero ripreso quell'anno lì in una classe con ragazzi più piccoli di loro, oltretutto, no? Avendo perso un anno e volendolo recuperare una volta usciti, si sarebbero ritrovati con ragazzi non della loro età ma più piccoli. Quindi
erano molte, secondo noi, le probabilità che abbandonassero completamente gli studi. Quindi il nostro scopo, no, nello svolgere con loro questo lavoro era quello di fare in modo che non interrompessero gli studi. Ecco, sostanzialmente era questo. Poi ho avuto un alunno che faceva anche i compiti che non assegnavo. Lavorava con matto, si impegnava, beh, il tempo ce l'avevano, no? Però è stato anche bravo lui che non ci ha fatto distrarre da altro e si è concentrato, forse Brandon si chiamava, si è concentrato su questo lavoro. Poi quando ha fatto l'esame, ecco, in quel caso lì, nel caso di Abdul avevamo portato noi al Falcone a fare l'esame, nel caso di questo ragazzo era venuta una commissione dalla sua scuola a fargli l'esame lì al Beccaria. E alla fine dell'esame, un esame scritto e un colloquio, alla fine dell'esame ha avuto i complimenti della commissione. E ricordo benissimo, uno dei professori che l'avevano interrogato ci dice: l'avessimo noi alla fine dell'anno scolastico, alla fine del percorso, un alunno nostro interno così bravo. Ma per l'inglese me l'hanno detto, no? Dice: vorremmo averlo noi nella nostra scuola, uno così bravo alla fine del percorso. Quindi questa era la nostra ricompensa alla fine. Non solo, ma anche da Abdul. Allora, di Abdul, per dirvi che tipo che era, dunque Abdul aveva sempre nei piedi delle scarpe da tennis immacolate. Immacolate. Arrivavo io con le mie scarpe da tennis, con una macchiolina che ci voleva la lente di ingrandimento per vederla, lui mi faceva: ma non ti vergogni di andare in giro con quelle scarpe lì? Per dire il tipo, no? E alla fine del secondo anno mi fa: ma ti ricordi com'ero all'inizio? Faccio io: e chi se lo dimentica? E lui mi dice: però voi non ci avete mollato. E questo, di nuovo, lo cito perché è un po' la misura dell'esito del nostro lavoro. Se uno poi ci dice così, e non solo, ha anche aggiunto: se non fosse stato per voi, io non avrei mai imparato tutte le cose che ho imparato. Perché lui aveva la terza media, ma non avrebbe sicuramente continuato gli studi. Ecco, spesso venivano anche da famiglie un po' disastrate. Questo aveva il papà qua in Italia, la mamma in Marocco. E tant'è vero che un giorno ho ricevuto una lettera dalla madre, me ne ha parlato, mi ha detto: mi ha scritto mia mamma. Dico: chissà, poverina, come si preoccupa. No, mi fa lui, ma mia mamma mica lo sa che io sono qui. Ma lei è matta che io glielo dico, la devo far morire, povera, non glielo dico. E quindi questo era, no, il nostro intervento. In ogni caso, la cosa anche importante, di cui poi questo che Abdul ci ha detto alla fine abbiamo avuto un ritorno, è stato che davvero la cosa determinante in questa situazione era la relazione che si instaurava con i ragazzi, con un approccio non giudicante, perché se si sentono giudicati capiscono che tutta la società è contro di loro e non ce la fanno a risollevarsi. Quindi è determinante stare in disparte, senza invadere, senza moralismi, senza fare prediche, stare lì a far vedere loro, no? A far vedere loro che se li aiutiamo è perché crediamo in loro e ci fidiamo di loro, senza però invadere nessun territorio. E questo, diciamo che secondo noi è stato, almeno secondo me, ma penso che poter usare noi, il valore dell'esperienza che abbiamo fatto. E quindi
L'altra cosa importante, le regole, l'ho detto, fermezza, loro dovevano capire che eravamo dalla loro parte, ma con fermezza. Quando Abdul ha cominciato a provocare, perché a fare chiasso, a disturbare la lezione, allora non faccio più niente, a venire lì a disturbare, stava provocando, ovviamente, per vedere fin dove poteva osare. Non è stato sgridato, ma categoricamente è stato messo con le buone maniere, senza sgridarlo, senza rimproveri, senza niente, è stato messo delicatamente al suo posto. E lui, almeno durante le nostre ore di lezione, aveva imparato a comportarsi nel rispetto delle regole. Fuori dalla porta c'era sempre la guardia carceraria, eh? Noi eravamo chiuse dentro, da fuori, in modo che se dovevamo uscire si bussava, altrimenti c'era il pericolo che mentre eravamo di spalle o non ci accorgevamo qualcuno prendesse e infilasse il corridoio. È vero che comunque erano in corridoio, no? Però per qualsiasi evidenza avessero casomai deciso di metterci le mani addosso, cosa non improbabile perché tante volte le reazioni, no, in situazioni così problematiche non sono neanche prevedibili, però erano lì fuori pronti a intervenire se ci fosse stato bisogno. Io mi sono sempre sentita sicura, non ho mai avuto un momento di timore, di paura, no, ma credo nessuna di noi. Se eravamo lì era perché eravamo lì con, probabilmente con lo spirito giusto. E quindi l'altra cosa che noi ci prefiggevamo di aiutarli a raggiungere era quello che poi è anche il lavoro del carcere, l'assunzione di responsabilità, che significava riconoscere di avere sbagliato, capire che si sbaglia ma ci si può rialzare e riconquistare, come ho detto prima, la fiducia in se stessi. Finisco dicendo che a un certo momento i ragazzi detenuti lì a Beccaria sono diventati pochi. Pochi per due motivi. Uno, perché credo siano stati trasferiti, anche perché sono iniziati i lavori di ristrutturazione a Beccaria. E un'altra cosa, perché erano cambiate un po' le regole in Alto Loco. Si preferiva, quindi le direttive erano state un po' modificate, si preferiva combinare loro una punizione, tra virgolette, alternativa. Alternativa alla detenzione. Invece di ammassarli nelle carceri, la casa famiglia, la messa alla prova, lavori sociali, ecco. E quindi a un certo punto abbiamo avuto meno ragazzi e c'è stato meno bisogno di noi. La nostra associazione, che non l'ho detto, si chiamava In Volo, I maiuscolo, N minuscola, tutto attaccato, V maiuscola, O, L, O, In Volo, ma con questo significato dietro. In come abbreviazione di insegnanti, vol come volontari, ma anche nel senso di aiutare questi giovani a prendere il volo. Quindi, quando sono rimasti in pochi, ci siamo trasferiti all'USM, che sono gli edifici adiacenti, ed è l'ufficio dei servizi sociali per i minori, ma con minor continuità, perché mentre durante la detenzione c'era una certa regolarità nella frequenza, all'USM era diventato un po' un servizio a chiamata. Ecco, c'era un'emergenza, uno che doveva fare, uno di questi magari in comunità o in casa famiglia o no, in qualche altra sistemazione così, che doveva fare una verifica d'inglese, però ci chiamavano.
io non dicevo di no, però ho messo anche in chiaro che non sapevo fare miracoli, che se uno deve fare una verifica ha bisogno di una preparazione, non è che io facendogli una lezione il giorno prima della verifica posso mettermi in grado di farla bene, quindi non era quello lo spirito. Poi c'è stato in mezzo il Covid e qualcuno di noi ha continuato a fare lezione, a mandare materiale anche via computer. E poi però si sono diradati i nostri interventi all'USM perché erano stati anche un pochino snaturati, avevano perso il senso che avevano in origine. E così diciamo che l'esperienza si è un po' conclusa. Grazie a Iesa, è stata molto esaustiva. Vorrei porre io qualche domanda a Eliano che magari poi integra anche alle cose che dovrà dire. La prima domanda è: questa associazione In Volo come è nata grazie a chi? E anche mi viene da dire, lavoravate su progetti individuali, però è abbastanza complicato perché avere tante classi di tanti livelli con bisogni diversi e con presenze di ragazzi difficili, tra virgolette, c'erano ragazze anche o erano solo ragazzi? Erano solo ragazze. Erano solo ragazze. Le ragazze erano state spostate a Firenze. Sì. Ah. Ecco, e quindi capire da dove nasceva questa scuola, come era stata organizzata e come veniva gestita. E vorrei aggiungere, scusa, Agnese ha detto che è stato coinvolto dal preside, ma lui come è entrato in contatto con questa associazione? Mi sono auto coinvolto. Con Don Gino Ricordi, adesso ve lo spiego. Ok, però questa è la domanda. Sì, allora, intanto buonasera. Alcuni di voi mi conoscono, venire in Pia Puccinasca è sempre un motivo di emozione per me, perché insomma qui ci ho messo tanti anni molto belli, un'esperienza veramente gratificante, anche perché ho avuto i genitori, dico sempre la componente genitori ci ha aiutato moltissimo a fare scuola, abbiamo avuto delle iniziative molto grandi, quando ci penso è veramente stata una cosa incredibile. E anche con i docenti avevamo un clima molto bello a scuola, vabbè, magari non tutti sono trovati bene, ma il mio obiettivo era quello di far stare bene le persone. E come è nata questa cosa di In Volo? Beh, quando si va in pensione dici, ma cosa faccio adesso? Senza lavoro? Come si fa a stare senza lavoro? E quindi ho pensato a una cosa coerente con quello che ho sempre fatto e soprattutto mi sono chiesto, ma è veramente uno spreco non impiegarmi, cioè le mie competenze, a questo punto cosa ne faccio? Le metto in un cassetto? No, ho deciso appunto ho pensato che era importante rimetterle appunto in utilizzo, in gioco, offrirle alle persone. Ora io conoscevo Don Gino Rigoldi, qualche volta ci siamo incontrati in alcune manifestazioni eccetera, e quindi è venuto spontaneo pensare a lui, visto che allora era proprio il cappellano del Beccaria, titolare, adesso invece è un cappellano emerito, credo, perché anche lui ha la sua età, e quindi l'ho contattato dicendo, guarda, io sono in pensione, io ho queste competenze, ho tanti amici che hanno altre competenze, quindi posso mettere insieme un gruppo di insegnanti e aiutare quei ragazzi che allora dentro Beccaria si curava soltanto il livello della scuola dell'obbligo, non quello della scuola superiore, corsi professionali o liceo o istituto tecnico, e quindi possiamo a quelli che di loro hanno dargli, rimetterli in circolo facendogli una proposta di studio individualizzato naturalmente, specifico per quei ragazzi e così via. E Don Gino era molto contento di questa cosa, sì, e quindi ci ha facilitato ad entrare, perché non è semplice entrare al Beccaria, è un'istituzione. Sì, è un carcere, ma comunque l'istituzione è abbastanza chiusa, insomma, non è facile allora, adesso non so come sia. E quindi siamo entrati, fra l'altro il Beccaria in tutti questi anni ha sofferto molto la mancanza di un direttore stabile. Io nel periodo che ci siamo stati ne abbiamo visti cambiare 3 o 4,
oppure erano direttori che magari erano direttori a Palermo, però avevano anche il compito di seguire Beccaria. Quindi voi potete immaginare, questa cosa ha pesato molto sulla vita di questo istituto. Quando siamo arrivati noi, sono due edifici, due corpi molto significativi, dove sono i maschi, poi c'è un corpo un po' più piccolo dove stavano le femmine e poi c'è un corpo dove ci sono i laboratori, la palestra e così via. Dei due corpi grandi dove stavano i ragazzi, uno solo funzionava perché l'altro era in ristrutturazione. Una ristrutturazione che è durata quasi 20 anni. Al momento i due stabili sono utilizzati tutti e due e a Beccaria ci sono una sessantina di ragazzi, anche se c'è un po' di sovraffollamento. Dopo diciamo qualcosa. Allora c'era soltanto uno stabile e con una direzione. Devo dire però che le educatrici, perché ogni ragazzo che è lì dentro ha un'educatrice, sono in organico 4 o 5 educatrici, per cui hanno un bel gruppo di ragazzi da seguire, tenere i rapporti con la famiglia, tenere i rapporti con l'istituzione, con gli avvocati, eccetera. E devo dire che facevano anche dei miracoli queste colleghe. Quindi dovevano un po' inventarsi tutto il coordinamento. Quando noi siamo entrati, abbiamo incontrato i cinque, ai ragazzi è stato detto: guardate, avete la possibilità di seguire gli studi, di riprenderli e così, e quindi li abbiamo incontrati e abbiamo trovato molta disponibilità e quindi abbiamo cominciato. Tutto sommato il gruppo di lavoro, dopo poco ci siamo costituiti in un'associazione perché volevamo dare anche una specie di struttura alla nostra presenza, cioè garantire anche il carcere, che anche noi eravamo strutturati, quindi non era una cosa improvvisata, stava diventando un'esperienza seria, significativa, anche perché dovevamo tenere i contatti con le scuole esterne per le quali stavamo preparando i ragazzi, e presentarsi a un preside e dire io sono dell'associazione in volo è una cosa diversa da dire sono un cittadino che vuole fare queste cose. In volo eravamo una onlus, quindi avevamo fatto tutto un percorso di certificazione per cui garantivamo un tipo di lavoro che aveva una sua dignità e che le persone che erano in volo dovevano rispondere a certi requisiti. Tutti quanti erano insegnanti, alcuni ancora in servizio, quasi tutti erano in pensione, ma insegnanti di istituto tecnico, di liceo, Agnese e altri. Quindi abbiamo preso in carico questi ragazzi. L'obiettivo anche con Don Gino era quello di riaprire delle speranze, di riaprire delle prospettive, perché quando uno è in carcere è veramente messo male, le sue speranze di riprendersi sono poche, nulle, o meglio sa già cosa farà una volta uscito e continuerà a fare quello che aveva fatto prima. Il carcere, vi assicuro che non è educativo per niente. Quando io leggo sul giornale che alcuni ragazzi che hanno fatto degli errori recenti vengono presi e portati al Beccaria, o poveri loro, non cambia. E questo è veramente una cosa che preoccupa. È vero, c'è stata la legge Cartabia, ma alle pene alternative ricorrono poco. Adesso veramente la cosa più semplice da fare è portarli in carcere. E questo è un grosso limite. Perché non imparano niente, non imparano niente, disimparano. Intanto perché è una struttura che ha delle rigidità terribili proprio. Una persona, noi volevamo responsabilizzare, ma nello stesso tempo il sistema non ti responsabilizza, perché ogni passo che fai hai una guardia accanto. Vuoi andare nel bagno, ci vai con una guardia. Vuoi andare a prendere una pastiglia perché è il momento di prendere la cosa, ci vai con una guardia. La guardia ti porta lì, ti riporta qui, e quindi non si rischia mai dal punto di vista educativo. Sì, vai a prenderla, ti aspetto fra mezz'ora. Questa cosa qui che si fanno nella scuola, in un rapporto educativo, si cerca di responsabilizzare la persona, ma lo facciamo anche con i figli, cioè rischiamo. Il processo educativo è un rischio, bisogna rischiare se vogliamo raggiungere delle cose. Ovviamente ci vuole anche un po' di fortuna, però è importante responsabilizzare le persone. Lì è impossibile responsabilizzarle, perché se succede qualche cosa, allora viene fuori il diavolo 4. Quindi noi responsabilizzavamo, sì, dice, da domani vedi di fare questa roba qui, ma non sempre arrivavano con le cose fatte, insomma, perché non è un ambiente di studio. È un tirar via il tempo, tant'è che le cose
più serie che capitano a Beccaria sono nei periodi di Natale, di Pasqua ed estate, quando i volontari si ritirano, non ci sono, non ci possono andare, e loro sono lì che devono passare il tempo in cella oppure nel cortile, giocare a pallone, fare sciocchezze una dietro l'altra, cose del genere. Quindi l'impatto con questa esperienza è stato abbastanza pesante, soprattutto per quello che pensavo io e anche gli altri, che pensavamo il loro futuro. È molto difficile lavorare con una persona che sai che non ha tanto futuro, che ne ha poco. Ma perché dico questo che ne ha poco? Perché ha pochi strumenti in mano per stare nella società. Ora, se voi pensate ai vostri figli, quando vanno fuori, crescono, vanno fuori, strumenti in mano ne hanno. Sanno leggere, sanno scrivere, hanno delle competenze linguistiche, hanno delle competenze matematiche, delle competenze tecniche. Allora tu guardi una persona e dici questo ha un futuro comunque, insomma, non lo deve subire. Invece quando guardavo loro e lavoravo con loro, quello che mi tormentava di più era proprio questa mancanza di futuri. Volevo questa cosa e vedevo che non passava e quindi questa cosa mi ha sempre fatto soffrire. E però non ho abbandonato le cose, non abbiamo abbandonato la cosa. Siamo andati avanti complessivamente una quindicina d'anni. Quando è che si è interrotta la cosa? Prima il Beccaria non è stata un'interruzione. A un certo punto lo Stato ha pensato bene, anche su pressione dell'opinione pubblica, dei partiti, delle associazioni soprattutto. Alla fine lo Stato ha dato ai ragazzi la possibilità di avere degli insegnanti statali incaricati di avere dei corsi di scuola superiore. Quindi noi non eravamo più tanto motivati ad andare, non c'era più bisogno di noi, e quindi ci siamo trasferiti come disponibilità di insegnanti all'USM, quel palazzone enorme che è vicino al Beccaria, che dà proprio sulla metropolitana Bisceglie, quello rossiccio che lo vedete, quello lì è un insieme di uffici del servizio del, l'hai chiamato tu prima? Ufficio servizi sociali per i minori. È dipendente, non è dipendente dal comune, dipende dal Ministero della Giustizia. Sì. Cioè questi ci sono molti assistenti sociali, ogni assistente sociale ha dei ragazzi in carico che sono nelle famiglie, che sono nelle comunità, che sono messi in prova e comunque hanno avuto dei problemi di comportamento, hanno commesso dei reati, ma reati ancora non gravi, tali da oppure sono stati al Beccaria, ma sono usciti dal Beccaria, sono in prova e quindi sono nelle comunità di Pugliere. E quindi noi siamo passati in USM a dare una mano a chi? Agli assistenti sociali, che nel loro compito è quello di, quando prendono in carico un ragazzo, di costruire un progetto sul ragazzo, se sta facendo la scuola in modo che la frequenti anche bene, che non dia dei problemi, se sta lavorando, che faccia un corso e così via. Allora, quando gli assistenti sociali ci hanno visto arrivare, ci hanno chiesto di arrivare, per loro era una cosa importante, positiva, potevano costruire dei progetti sui ragazzi un po' più ricchi del solito. Non solo, ma entrando noi, devo dire che anche qui c'è una certa fatica da fare, come prima detto, si tenevano i rapporti anche con le scuole che avrebbero, dove loro sarebbero andate a sostenere gli esami, e non vi dico le difficoltà che ci sono in questo caso, perché quando si presenta dice ma è un ragazzo del Beccaria, è un ragazzo della cosa, subito la gente si allerta e dice no, io non posso, la classe è già problematica, ma come se dice Gemignani, no, per piacere, lascia stare così. Quindi a volte si trovavano proprio dei muri davanti. E vabbè, questo rendeva difficile. La cosa è durata, appunto, vi dicevo, in USM alcuni anni, come diceva lei, a chiamata eravamo. Noi eravamo in grado di dare un apporto su tutto, quasi tutte le discipline, anche greco, se c'era bisogno. Una volta è capitato anche che avevamo bisogno della cosa che poteva fare il greco. E è terminata quando? È terminato, guardate bene, col Covid. Il Covid è stata una cosa, è stata un'epidemia, ma è stata un'epidemia su tanti livelli. A volte il virus ci ha colpito, febbre e così via, in alcuni casi gravi, ma è stato anche un altro livello. Il Covid ha pesato molto sulle relazioni umane. Si è interrotto, in USM non si poteva più andare,
quindi per un paio di anni non ci siamo visti. E credo che l'abbiate sperimentata anche voi, ci siamo come impigriti, cioè riprendere la relazione c'era un'inerzia tale per cui non l'abbiamo ripresa, non tanto da parte nostra, che forse magari anche perché non siamo stati messi alla prova, ma credo anche da parte dell'interno, degli assistenti sociali, che non lo so, la cosa non è più ripartita. Credo che ci sia stato un proprio, ma io, non solo io, l'ho sperimentato anche in altre situazioni, questo del Covid è stato un momento che forse non l'abbiamo, sì, dovremmo un po' pensarci di più, ha pesato molto quando sentiamo dire che i giovani sono, che hanno fatto questa esperienza se la stanno ancora portando dietro, uno dice ma cos'è mai, adesso dopo tutto online facendo le loro cose eccetera, ma quell'isolamento ha pesato, ha pesato. E io vi posso testimoniare che questa cosa ha pesato sulle relazioni umane, sulle relazioni fra istituzioni che ormai erano cadute, quindi non si trovava più la ragione per rimetterli in piedi. E quindi questa esperienza si è conclusa, abbiamo sciolto in volo, perché era da sciogliere a questo punto, e noi continuiamo a vederci ogni tanto, a ricordare, ma non a ricordare, non c'è neanche da ricordare, perché sono, io ho detto, la cosa, quando io andavo dentro, penso anche gli altri, stavo lì un'ora, due ore, quando uscivo francamente andavo a prendermi un caffè. Andavo a prendermi un caffè perché quella cosa di lavorare con un ragazzino che hai davanti e che il suo futuro è compromesso è veramente pesante, questo ve lo dico proprio. Per il resto è stata una bella esperienza perché insomma di Abdul ne ho incontrati tanti, ne abbiamo incontrati tanti di Abdul. Ecco, bisogna ricordarsi anche che a Beccaria oggi forse il 98% sono ragazzi stranieri, cioè ragazzi che hanno difficoltà nella vita, si trovano buttati in questo sistema che è frastornante per loro, facciamo fatica noi a muoversi, i nostri figli fanno fatica, i nostri nipoti. Immaginarsi gente che viene da ambienti molto poveri, senza prospettive, che si trova in mezzo a questa specie di carnevale che la nostra società ha, fatti di centri commerciali, tutto. E fra l'altro lo dice il fatto come sono sprovvisti, che si fanno prendere subito dalla moda, sono catturati dal nostro sistema, è affascinante, per cui facete riferimento alle scarpe. Cercano di avere la cosa all'ultima moda. Ma dici, ma perché fai queste robe qua? Perché? Perché sono disarmati proprio, si fanno catturare da queste robe e il nostro sistema è ovviamente forse affascinante. Fatto sta che al Beccaria, proprio veramente, sono tutti loro. Sono tanti Abdul che hanno commesso dei reati e che faranno fatica a uscire. Però alcuni sono usciti e ce l'hanno fatta. Forse anche uno solo, tu mi chiedevi, io sarei contento. Ma sono più di uno naturalmente, io non faccio nomi, ma delle cose così difficili che le ho viste rimediate. E se volete vi posso dire che qualche giorno fa, no forse 20 giorni fa, vado in pizzeria con mia moglie e stiamo mangiando la pizza con degli altri, io vedo questo ragazzo che si muove attorno, ogni tanto lo guardo, ma dico, io l'ho incontrato questo ragazzo, esatto, l'ho incontrato. Quando sono andato a pagare, lui era vicino alla cassa, dico, ma noi ci siamo visti da qualche parte? Nelle emozioni, sì, ci siamo visti a Beccaria. E lei dico, allora stai lavorando? Eh sì, certo. Insomma, è stata una soddisfazione vedere questo ragazzo che quando mi ha detto sottovoce, sì, sono stato a Beccaria, che caspita, ma che bello. E quindi le soddisfazioni sono state queste. E la fatica non era una fatica, era soltanto questo essere a contatto con una realtà dolorosa. Ma io faccio una domanda. La scelta di un applauso di